Ciao a tutti amici, bentornati nel mio laboratorio. Qua in mano ho un altro giocattolino della Tecpo che mi hanno mandato da testare. E adesso vi faccio vedere che cos'è. Come dice la scritta sulla scatola, è un Power Tool Cordless Screwdriver, cioè un cacciavite elettrico. Ha un'alimentazione da 3,6 volt, 180 rivoluzioni per minuto, una coppia di serraggio di 6 newton per metro, ospita gli inserti da 6,35 mm, cioè quelli classici degli avvisatori, ha una batteria agli ioni di litio. E si carica con il cavetto USB, quello classico degli smartphone. La batteria ha una capacità di 2 ampere. Andiamo a vedere l'avvitatore. Eccolo qua. Valigetta in plastica animata doppia, libretto delle istruzioni, tagliandino per aprire la garanzia online, l'elettroutensile, poi ci sono esattamente, ve lo dico subito, portapunte, poi ci sono 6 punte cacciavite, poi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezzi di chiave esagonale, chiave inglese, con il relativo adattatore. Poi abbiamo 28 pezzi di cacciavite, tra cui abbiamo le Torx, che sono anche le Torx, quelle di sicurezza, con il buchino in mezzo che è molto comodo. In più abbiamo tutte le punte a stella, esagonali. Tutte le punte a taglio che ci possono servire per i vari lavoretti. La macchina è così composta. Una lampadina. Poi qua mi sa che ci sono anche i contatti per eventualmente farlo caricare con un caricabatterie di quelli standard. Però non è in dotazione. In dotazione c'è solo il cavetto USB che io adesso ho attaccato lì. Poi abbiamo 6 9 livelli di coppia di serraggio che si selezionano da qua 1 2 3 4 5 6 7 8 e questo mi fa rimanere l'alberello fisso per lavorare a mano. Poi agendo su questo pulsante il manico si gira e diventa orizzontale, quindi si può usare proprio come cacciaviti. Per le viti troppo forti, diciamo, si può usare così, oppure lo si può tenere così per utilizzarlo come torcia, perché ha un piccolo LED qua dentro. Agendo su questo grilletto e impostando il selettore della direzione si può lavorare. Allora, il selettore quando è nella posizione di pausa, il trapano, l'avvitatore non funziona, ma si accende solo questo piccolo LED qui davanti, come potete vedere. Quindi è anche utile. Allora, io lo userò nel mio angolo per le cose elettriche, infatti sarà molto utile, per esempio, quando bisogna andare a smontare arnesi tipo questi. Per esempio qua, che io ho queste vitarelle piccoline, non so se si vedono, faccio luce con questa torcia qua. Ho queste Torx. Posso andare a prendere da qua
quella adatta, la trovo, questa non è, sarà questa, ecco, e questa la posso inserire nel mio abitatore. Vado a selezionare la direzione e a svitare. E questo è uno degli esempi. Degli usi che si potrebbero fare di questo strumento. L'altro avvitatore che io ho è un avvitatore Black & Decker che ho comprato qualche anno fa e lo pagai sui 29 euro mi sembra. E praticamente ha le stesse caratteristiche di questo, ma ha nella confezione, che era una confezione di carta e plastica, c'era l'avvitatore, due cartucce di queste, l'altra non so che fine abbia fatto, con le punte, e in dotazione c'erano delle batterie che non erano ricaricabili, e io ho dovuto comprare il caricabatterie con le batterie ricaricabili, che sicuramente non è la stessa cosa. E questo funziona così, si inseriscono delle batterie o usa e getta, o se io non ho voluto fare quella spesa di usarle e gettarle, e quindi ho comprato un caricabatterie che costa sugli 11 euro e le batterie 9 euro, quindi sono andato a spendere 40 euro per una macchinetta che poi in realtà non ho più usato perché le batterie si consumano subito, la potenza dichiarata è la stessa di questo, però poi si consumano subito le batterie e quindi non l'ho più usato. Ho visto parecchi che lo hanno adattato inserendo l'alimentazione con il filo, così se devono usarlo vicino su un banco e non portarlo in giro lo usano con il filo, ma questo lascia il tempo che trova. Quindi ecco l'avvitatore Tecpo. Vi consiglio, se vi serve un avvitatore con queste caratteristiche, vi consiglio questo perché è ottimo. Io adesso lo sto usando da qualche giorno qui nel mio laboratorio e si è rivelato davvero comodissimo, soprattutto perché ci sono tutti gli inserti, la valigetta, è piccolo ed è fatto bene. Alla prossima!